Quando pensi a un deserto, evochi immagini di clima caldo e secco, dune di sabbia e forti raggi solari, giusto? Riesci a immaginare l'acqua nello scenario? Per non parlare di un oceano. Se mai visiti il deserto occidentale dell'Egitto, ti imbatterai in dune di sabbia, sabbia color ruggine e formazioni rocciose secche che si estendono a perdita d'occhio. Non vedrai l'acqua qui. Ma c'era una volta. Un sacco. Milioni di anni fa, una delle regioni più aride del mondo era ricoperta da un vasto mare. E a nuotare in esso c'erano una miriade di creature preistoriche. I fossili sono stati scoperti quando sono emersi dalle sabbie mobili e hanno sbalordito il mondo. Si dice che i cetacei, come balene, delfini, focene, le loro gambe sono diventate ridondanti dopo che si sono evolute nel corso di milioni di anni come creature marinare. Gli scheletri degli archeoceti della Valle delle Balene hanno le gambe intatte. I fossili mostrano gli archeoceti più giovani nelle ultime fasi della perdita degli arti posteriori. È stato un grande mistero per gli scienziati sapere come sia avvenuta una tale enorme trasformazione ambientale.